Mentre permane una diffusa incertezza politica riguardante la stabilità della maggioranza e della giunta comunale, si attende la seduta di giovedì 6 luglio per capire quale sarà il futuro dell'insieme insediato a Palazzo Campus Colonna e a Palazzo degli Scolopi. E in attesa di un chiarimento politico locale e capire se ad Oristano avrà influenza l'accordo che nella maggioranza di centrodestra si sostiene abbia raggiunto a Cagliari, l'attenzione si sposta sull'ordine del giorno dei lavori che al solito contiene una selva di interpellanze presentata dai gruppi del centro-sinistra. Riguardano la crescita incontrollata di essenze spontanee sui marciapiedi cittadini, lo stato dei lavori e le ricerche archeologiche in Piazza Manno, il funzionamento degli infopoint turistici in città, le condizioni di via Lanusei. Per quanto riguarda gli altri argomenti da trattare, questi sono il piano di trasformazione delle terre civiche nella borgata marina di Torre Grande, l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2022 e il regolamento della Pinacoteca Comunale. Il prezzo dell'energia in Sardegna non ha subito modifiche. Nella seconda metà del 2022 l'escalation dei prezzi di elettricità e gas provocò un'impennata dei costi che toccò un più 147,1% rispetto al 2021. A dimostrarlo è il dossier sui prezzi dell'energia, dall'import alla distribuzione, realizzato dall'Ufficio Studi di Confartigianato e Imprese Sardegna, che ha analizzato i costi dell'energia verso imprese e famiglie su fonte Istat 2023. C'è un paradosso nel nostro paese, il differente andamento tra prezzi import di energia e costi di elettricità e gas per famiglie e imprese, hanno affermato Maria Amelia Lai e Daniele Serra, presidente e segretario di Confartigianato. Anche in questa fase di discesa dei prezzi nell'import nell'isola le nostre imprese pagano ancora il 68,2% in più rispetto alla media del 2021. Situazione che il governo deve modificare. Al contrario, dobbiamo dire che stiamo meglio degli altri, hanno aggiunto Lai e Serra, considerata la media italiana del più 81,9%. Il Comune di Oristano ha aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da studio e progetto e la lettura la gestione dei servizi bibliotecari comunali della città e delle frazioni. La gestione delle biblioteche rimane sotto la direzione del Comune, che attraverso questo appalto intende dare nuovo impulso a un servizio che nel campo della cultura è uno dei più importanti. Per la sede centrale ci sarà un potenziamento in termini di flessibilità e di offerta dei servizi, rafforzando una tendenza che ha portato nel corso degli anni la biblioteca a diventare un punto strategico per la cultura del territorio. Il potenziamento del sistema bibliotecario parte da una riorganizzazione che avrà come fulcro la biblioteca centrale, ospitata all'ospitale Santi Antoni in 4.500 metri quadrati di sale con un bellissimo chiostro e un giardino insieme ad altri importanti presidi culturali, la Pinacoteca Comunale, l'Istar, il Centro Documentazione della Ceramica e la Fondazione Oristano, ha affermato l'assessore alla cultura Luca Faedda. L'Hospitalis rappresenta oggi un centro cruciale della cultura con istituzioni che collaborano alla promozione, alla diffusione della conoscenza e alla valorizzazione della storia e delle tradizioni locali. I servizi bibliotecari sono assicurati con fondi comunali e regionali. Da diversi giorni Bosa si trova a fare i conti con l'impossibilità di bere l'acqua che sgorga dai rubinetti. Venerdì 30 giugno il sindaco Franco Casula ha emesso un'ordinanza che vieta l'uso della risorsa per scopi potabili e alimentari, mentre sono consentiti gli usi domestici e per l'igiene della persona. Sono in corso da parte di Abanoa e del SIAN i campionamenti dell'acqua in diverse zone della città. Attesa in questi giorni la comunicazione degli esiti delle analisi, fanno sapere dal comune. Permane dunque il divieto di uso dell'acqua in tutto il territorio comunale. Abanoa avrà cura di garantire idonei punti di erogazione della risorsa idrica potabile per uso umano alimentare nel territorio urbano, dandone ampia e contestuale informazione alla cittadinanza e all'ente amministrativo. Tuttavia non sono mancate le critiche da parte dei cittadini, soprattutto sui social. La stanchezza lascia il posto alla rabbia. Chi contro Abanoa, chi invece vorrebbe conoscere i risultati delle analisi in attesa di un miglioramento.
Il comune di San Vero Milis diventa sempre più social con l'attivazione di due applicazioni, Municipium App e App Io. I cittadini potranno dunque ricevere direttamente sul proprio smartphone e PC tutte le informazioni utili e di servizio provenienti dall'ente amministrativo. Municipium è l'app ufficiale del comune e un facile accesso a comunicazioni, segnalazioni, informazioni di protezione civile, mappe, sondaggi e tutti i servizi comunali. App Io, un unico punto di accesso per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali direttamente dal telefono. Per domande o informazioni relative all'attività amministrativa rimangono a disposizione del cittadino gli uffici comunali e tutti i recapiti, telefono e email pubblicato sul sito internet del comune. Dopo 3 anni di immobilismo, finalmente riparte il GAL Margine sotto la presidenza della nuova presidente Serenella Salis. Quali sono i primi provvedimenti che avete preso? Allora, dopo un importante lavoro e un lungo lavoro a riguardo, insomma, di tutte le criticità che abbiamo trovato all'interno della Fondazione, 2 importanti risultati abbiamo ottenuto. Il primo è la restituzione delle risorse da parte di un provvedimento dell'autorità di gestione alle misure che erano state revocate, la 16.2, la 4.1 e la 4.2. Risorse che danno una boccata di ossigeno alle aziende che si sono viste revocate i finanziamenti per i lavori riguardanti le aziende agricole. Poi è stata ricostituita anche la dirigenza in qualche modo? Sì, diciamo che l'altro obiettivo è stata la ricostituzione della dirigenza attraverso l'entrata della parte pubblica nel Consiglio di amministrazione. 2 sono le persone che sono state designate dalla parte pubblica, sono il sindaco di Dualchi, Nino Muroni, e la vice sindaca di Bortigali, Maria Giovanna Cuccu. Quindi ora possiamo dire che l'organico per quanto riguarda dall'amministrazione è al completo. Siamo insomma un gruppo che è pronto a ripartire, a lavorare e a cercare di riportare su il GAL Margine, che è rimasto per 3 anni immobilizzato a una situazione veramente critica. Tra l'altro anche la parte dirigente impiegatizia. Sì, abbiamo in questi mesi ricostituito l'organico, abbiamo nominato il direttore pro tempore, l'animatore social, e adesso abbiamo fatto dei bandi di concorso per il direttore effettivo e per anche l'animatore. Insomma, alla fine dell'estate dovremo avere l'organico al completo e saremo pronti appunto per la ripartenza, perché 2 sono gli appuntamenti principali adesso, che sono la rimodulazione delle risorse che sono rimaste dalla scorsa programmazione, e l'appuntamento principale è la nuova programmazione. In quali settori interviene il GAL? Sappiamo anche di una collaborazione con l'università. Sì, allora anche l'università in questo progetto rimase bloccata per diverso tempo. L'università si è occupata di ricerca dei parametri di qualità nelle aziende che usano il pascolo naturale per fare qualità con i loro prodotti, con le carni e con i formaggi. Intervenite in aziende di trasformazione, allora, pastorali? Sì, interveniamo su vari fronti, interveniamo sulle aziende agropastorali, sulle aziende che trasformano i prodotti agricoli, sul sociale, sui progetti con le scuole, con persone che hanno disabilità, sull'artigianato, insomma interveniamo su diversi fronti. Quanti sono i fondi che avete a disposizione per finire? Allora, abbiamo diversi fondi e adesso con la rimodulazione riusciremo a capire quanti soldi sono rimasti da poter comunque utilizzare sia per i progetti pubblici che per i progetti privati. Con la rimodulazione riusciremo a capire quante risorse adesso potremo utilizzare con la vecchia programmazione.
Il caso della denatalità e spopolamento nella provincia d'Oristano, inclusione sociale degli anziani, argomenti di estrema attualità che saranno affrontati nel corso di una giornata di studio organizzata dalla Federazione Nazionale Pensionati della CISL d'Oristano, in programma venerdì 7 luglio alle ore 9.30 a Sorradile nei locali del centro di aggregazione sociale e inserita nell'ambito delle manifestazioni estate sul lago Omodeo, promosse dall'amministrazione comunale di Sorradile. È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Solarussa l'avviso di selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata al reclutamento di 3 rilevatori per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2023. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 13 del 7 luglio. L'individuazione dei criteri di rappresentatività sono stati al centro del tavolo tecnico per la pesca e l'acquacoltura convocato dall'assessore dell'agricoltura Valeria Satta e al quale hanno preso parte tutti i rappresentanti di categoria. Abbiamo illustrato ai rappresentanti di categoria del comparto il piano di finanziamento FEAMPA, Fondo Europeo Affari Marittimi, Pesca e Acquacoltura, ha sottolineato l'assessore Satta. Si tratta di fondi ministeriali europei che arrivano alla regione e che danno modo ai pescatori di identificare le spese a cui maggiormente devono attenersi e che vogliono usare anche come investimento per lo sviluppo della loro attività. Fortemente voluto dai soci fondatori, accompagnati nel percorso di costituzione da Coldiretti Oristano e dall'agronomo enologo Aldo Bugliani, è nato il 20 giugno il nuovo Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Terralba. La costituzione del Consorzio Terralba DOC, dichiara il presidente Marcello Martis, rappresenta un'interessante opportunità per le aziende e per il territorio. Lo Spazio Giovani d'Oristano organizza un incontro informativo sulla mobilità internazionale giovanile. L'evento, in programma lunedì 10 luglio alle ore 15, è rivolto ai ragazzi interessati a partecipare ad un'esperienza all'estero e agli enti interessati ad aderire al programma e ospitare volontari. Sarà l'occasione per presentare le opportunità che l'Unione Europea, tramite il progetto Erasmus Plus, riserva ad aziende e associazioni per ospitare giovani provenienti da tutta Europa e quali opportunità rivolge ai ragazzi interessati. Il mercato di Campagna Amica ritorna presso le marinerie di Cuieri. Dopo la positiva esperienza degli scorsi anni, il mercato contadino si ripropone come strumento di servizio per residenti, vacanzieri isolani e turisti. A partire da mercoledì 5 luglio, presso la borgata di Santa Cateria di Pitinurri, nell'ampia piazza del centro sociale, a partire dalle ore 8 e fino alle ore 13, per tutto il mese di luglio e agosto si potranno acquistare le produzioni locali, stagionali e di qualità. Dal miele ai formaggi ovini, dalla frutta alla verdura, dallo zafferano ai legumi, dalle panadas locali e la pizza a chilometro zero. Un buon ventaglio di prodotti a disposizione dei consumatori.